Sono due migranti arrivati in città sabato pomeriggio dopo aver lasciato il CARA di Castelnuovo di Porto e ospitati in altrettante strutture della provincia estense ed ora sono in attesa di essere ascoltati nella commissione per le domande per il riconoscimento di status di protezione. Ci è stato chiesto di poterne accogliere due, infatti due persone sono arrivate sabato, sono inserite insieme alle altre nei nostri centri di accoglienza che hanno disponibilità perché è un percorso progressivo dal luglio del 2017 che ha visto calare le presenze quindi degli ospiti, quindi il posto c'è. Non abbiamo avuto un grande preavviso, so che anche a Forlì sono arrivate altre persone, quindi hanno fatto una ridistribuzione. Non ci è stato comunicato prima, ecco, in questo senso. Sicuramente avranno il percorso come le altre persone di accoglienza. Certo che abbiamo saputo che erano persone già presenti in quel posto da molto tempo, quindi ci sarà da reimpostare un percorso di minimo di autonomia qua. La presenza dei due migranti, si tratta infatti di due uomini, sarà gestita dall'ASP di Ferrara, che tramite un bando e grazie alla convenzione siglata con la prefettura deve gestire tutte le presenze dei richiedenti asilo in provincia di Ferrara. Per affidare questa accoglienza ha fatto un bando e dentro al bando aveva chiesto una serie di servizi che il gestore deve offrire ad ogni persona ospite, per cui si va ben oltre il vitto alloggio e si parla proprio di insegnamento della lingua, di sostegno alla presentazione della domanda in commissione, quindi un'analisi giuridica della situazione, della singola persona. Si passa a volte anche con altri progetti più specifici di integrazione. Sono stati molti gli esempi di volontariato, di collaborazione con le associazioni del territorio, in tutti i comuni, non solo a Ferrara, perché questi ragazzi appunto hanno per primi loro il desiderio di essere attivi, di fare qualcosa durante la giornata. Dalle leggi vigenti già da molto tempo, dopo i primi 2 mesi comunque potrebbero lavorare. Infatti in diversi casi nell'estate scorsa sono stati coinvolti nella raccolta della frutta in diversi luoghi della provincia e sono stati quindi a lavorare alcune settimane. È ovvio che è una cosa temporanea, ma sempre in attesa di poter esaminare la loro domanda nella commissione territoriale. E quindi il percorso è di iniziale integrazione, anche se non sapendo mai qual è l'esito della commissione, non sanno neanche se poter investire ulteriormente in un'integrazione territoriale.